città di Gela è orgogliosa di domani di ospitare, anzi, di dare il benvenuto a una sua figlia, Monica Contrafatto, che ha portato il nome dell'Italia, della Sicilia, di Gela, agli onori mondiali. Conquistare una medaglia olimpica non è una cosa banale, mettersi a confronto con il mondo intero e arrivare tra i primi sicuramente è un successo importante. Domani sarà un giorno di festa che mi sembra doveroso che ci sia. Quello che Gela ha voluto donare alla concittadina Monica Contrafatto è sicuramente un evento corale di grande importanza, dove non solo i valori sportivi ma quelli sociali e quelli culturali vengono fuori. Diventa un abbraccio veramente sentito, un evento che è stato voluto fortemente da un'intera città e da un'intera regione. Avremo la presenza di autorità civili, militari, la presenza del presidente della Federazione Italiana degli Sport Paralimpici, fino appunto al maestro Cumbo, che con grande generosità ha donato una sua opera all'atleta gelese. Quindi aspettiamo tutti i cittadini gelesi domani alle 10.30 al Teatro Eschilo di Gela. Io da ragazzino sono stato un atleta della Gela Sport, che è una società per sport per disabili. Oggi poi, avendo la possibilità di incidere come amministratore e presidente di una commissione sport e servizi sociali, a maggior ragione mi sento parte integrante di questa iniziativa, che domani sarà l'epilogo di un evento per la collega e amica Contrafatto, ma che da domani stesso dovrà essere da spinta per poter organizzare e realizzare per la nostra città, intanto le strutture e dopo chissà altri eventi come quello di domani.